Mai più da soli Renato Zero ad aprire la terza ora di Nostop News in questo lunedì 27 maggio, giorno dopo le elezioni europee. Mattinata di Nostop News sostanzialmente dedicata proprio a questo, ai commenti, ai risultati, come è stato per tutta la nottata. Anzi, ringraziamo naturalmente anche i colleghi che sono stati con voi in diretta per tutta notte. E a questo punto alle 8:10 apriamo la terza ora con i nostri auguri. Oggi compie gli anni Giuseppe Tornatore, 63, e un amico proprio di RTL che è Bruno Vespa, compie 75 auguri. Anni. Molti auguri, auguri a Bruno Vespa, ed è Sant'Agostino. Fulvio Agostino Giuliani, lo sapete, no? Secondo sì, nome. Sì, sì. Auguri Fulvio. Sì, prendete in giro. Beh, lo dico sempre, Agostino padre della Chiesa, insomma, è un santo importantissimo. Sì, eh? Ecco, non si faccia, tu si dia tutte queste arie. Ma vai, era il nonno, era il nonno. Sentite qua l'aforisma. In politica vale meno, lo diciamo subito, ma stai vale prendendo sempre le distanze? No, non prendo le distanze, ricordo. Arrivare secondo significa soltanto essere il primo degli sconfitti. Ayrton Senna. Così è, mentre invece permettetemi questa mattina lo faccio da romanista, lo faccio da, come dire, da tifoso, ma anche proprio lo faccio con il cuore, ad una persona per bene del calcio italiano, quindi un inchino in radiovisione a De Rossi, capitano della Roma, e ne vorrei subito parlare con Massimo Caputi. Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il mio è un inchino, il tuo? No, beh, ma io penso che sia un inchino non solo dei tifosi della Roma. Quando si tratta di giocatori come De Rossi, credo che siano un patrimonio del calcio nazionale, non solo della Roma in questo caso. De Rossi ha vinto un campionato del mondo, è stato protagonista con l'Italia, attualmente è il giocatore in attività che ha segnato più gol in nazionale e dei giocatori che sono ancora in carriera, quindi stiamo parlando di qualcuno che ha fatto tanto per la Roma e per il calcio italiano. Chiaro, da romanista, come tu stai dicendo, è un pezzo di cuore che viene tagliato, che viene strappato, soprattutto per il modo con cui è stato fatto. È stata ieri una serata toccante, ma direi che sono state toccanti e particolari tutte le giornate fino a ieri, dal momento in cui, insomma, è stato dato l'annuncio in quella famosa conferenza stampa che De Rossi non sarebbe stato più un giocatore della Roma. Se siete con noi in radiovisione, lo vedete, DDR tra l'altro davanti Pierluigi in questo momento in una pagina, il capitano che se ne va, tra l'altro magari continuerà a giocare, ma sostanzialmente si chiude la carriera con la C maiuscola dell'ultimo campione del mondo insieme a Buffon ancora in campo. Non sono cose da poco, l'altro giorno abbiamo salutato Barzagli, sono i ricordi del 2006 che inevitabilmente cedono il passo al tempo. Massimo, ma ieri quant'è che ci siamo divertiti, emozionati, abbiamo strabuzzato gli occhi a San Siro, la Neuro Inter ovviamente ha regalato una di quelle serate da ricordare, anche se in teoria era in palio solo l'ingresso in Champions League, poi la favola dell'Atalanta, una di quelle sere veramente da non dimenticare. No, assolutamente, una domenica palpitante, emozionante, dove poi alla fine il risultato conclusivo è un po' quello della previsione prima delle partite, no? Cioè l'Atalanta e l'Inter erano favorite, però che bello, no? Perché addirittura il gol di Berardi, l'Inter che soffre, l'Empoli che pareggia, il Milan che vince contro la Spalla, insomma un turbinio di emozioni, viva Dio, perché altrimenti il campionato per quello che riguarda lo scudetto, insomma, era stato abbastanza monotono e piatto, a merito della Juventus sicuramente, quindi nessuna critica, e demerito anche delle avversarie che non sono riuscite, diciamo, ad avvicinarsi alla Juve, però almeno questo finale Champions è stato emozionante, ci ha riportato un po' indietro nel tempo, ed è stata, se vogliamo, anche emozionante la lotta per la salvezza con un Fiorentina-Genoa chiaramente della paura, un match è brutto, però onore all'Empoli che ha reso possibile anche questo equilibrio nella lotta della salvezza con un finale importante, e quindi meno male, almeno gli ultimi 90 minuti ci hanno un po' riconciliato, no? Con delle emozioni che sa regalare il calcio. Massimo, siamo in chiusura, una manciata di secondi, ma a fine campionato possiamo certamente tirare le somme. Ti chiedo qual è stata in questo campionato la squadra più fortunata e quella più sfortunata, non le più brave e meno brave. Sai, la squadra più fortunata, come si fa a dirlo? Io credo che forse
la fortuna è nelle scelte. Sì. Ecco, allora posso dire, il Bologna è stata una squadra fortunata perché ha scelto bene il cambio di allenatore. Mihajlovic l'ha completamente stravolto e ha portato la salvezza. È una squadra sfortunata, possiamo dire l'Empoli. L'Empoli che forse se iniziava o se dava a Drazzoli maggior fiducia, forse si sarebbe salvato, come ha dimostrato nella parte finale del campionato. Caputi, allora grazie per essere stato con noi, ti auguriamo un buon inizio settimana a te e a tutti i tuoi colleghi del Messaggero, ci risentiamo lunedì prossimo. Grazie a voi, buona settimana.